Dalla serie Un pittore in 5 minuti, Camille Pissarro. Questo pittore francese, nato il 10 luglio 1830, è stato uno tra i maggiori esponenti dell'impressionismo. In questo quadro Camille Pissarro ritrae uno scorcio di un paesino tranquillo, arroccato su una collina. Il pittore ha dato a questo quadro una forte luminosità. Adesso un altro paesino in cui i contrasti di colori sono più evidenti, in quanto ci sono le nuvole che oscurano il paesaggio e i tetti blu richiamano il colore del cielo. Una luce frontale illumina il fitto bosco e il sentiero dove un cavallo si sta dirigendo verso un paesino oltre la foresta. Anche in questo quadro i colori risaltano nelle sfumature del verde. Questa tela ritrae una giornata di pioggia, ma nonostante ciò la via è frequentata dalle dame. In questa immagine il pittore capta gli effetti cromatici della mobilità. Le pennellate di Pissarro, brevi e decise, fanno risaltare il tramonto su questa città in festa. Anche in questa tela il pittore ritrae un paesino campestre. In primo piano una pastorella con la propria mucca al pascolo. Sullo sfondo i tetti contrastanti color blu. Maestosi rover incorniciano un piccolo scorcio di campi arati per la semina. Questo quadro dà un senso di infinito, in quanto non si riesce a vedere il dopo. Un paesaggio invernale in cui predominano le tonalità degli azzurri, che danno bene l'idea della neve, anche se in un modo un po' spettrale. Sullo sfondo un casolare di campagna circondato da alberi. Ritornano i contrasti, il cielo si apre dopo delle nuvole plumbe. In primo piano passanti su una strada innevata si dirigono verso il centro del paese. Quadro con molta luce in cui il ciliegio in fiore, situato nel giardino interno di una casa, dà il senso di vita e ricorda la primavera. Una tipica città del nord della Francia in una giornata di festa. In alto a sinistra una cattedrale in stile gotico con una via brulicante di persone e una tenda del circo in primo piano sulla destra. Una veduta su una boulevard di Parigi. Numerose le carrozze transitano in un via via continuo. Una contadina torna dai campi dopo il raccolto con la figlioletta. Nonostante l'immagine non abbia i contorni ben definiti, dà un'idea di solidità. Una scena agrestre. In primo piano un contadino sta recidendo un tronco con una sega a telaio. Pissarro mette in evidenza la figura dell'uomo, in quanto i suoi indumenti hanno colori più luminosi rispetto allo sfondo. La luce che filtra dalla finestra illumina il volto della donna che è seduta sbattendo il burro in una ciotola. Il colore predominante è l'azzurro. Concludiamo con un vecchio che, tornato dai campi, si riposa su una sedia. Si disseta con un bicchiere di vino appoggiato sul tavolo e sullo sfondo una finestra dalla quale filtra una luce pomeridiana. Ed ora le variazioni sul tema. Trovate le differenze.